Ciao a tutti, il video di oggi sarà il video dei preferiti del mese di agosto, sempre Food Edition e sempre in collaborazione con i miei amici Ombretta Gabriele del canale Due Cuori Una Cappa e 55 Winston 55, quindi Mauro e Antonio. Ciao ragazzi, vi abbraccio fortissimo e vi mando un grandissimissimo bacione. Sono sempre felice di collaborare con voi ogni mese. Per cui adesso vi elencherò le 10 domande che ho scelto per questo mese. Iniziamo subito. Questa è una nuova domanda che ho inventato io. È il prodotto rivalutato del mese. Vediamo un po' qual è. Vi ricordate che io questi croissant di Vella li avevo praticamente subito buttati giù, declassati. Avevo detto che erano veramente bruttissimi e avevano anche sapore di plastica. Invece forse... dico sicuramente deve essere per forza così, avevo beccato proprio la confezione andata male probabilmente, anche se non era scaduta, però magari era conservata male. Invece devo dire che questi, oltretutto questi alla ciliegia, sono veramente buonissimi. Mi hanno sorpreso tantissimo, perché l'altra volta sì, io li provai all'albicocca. Li comprai all'albicocca, invece questi li ho presi alla ciliegia e mi sono piaciuti da matti. Sarà anche per quello, forse perché ho cambiato il tipo di marmellata. Comunque vi devo dire che sono buonissimi. Innanzitutto c'è la granellina sopra buona di zucchero, poi il croissant rimane bello soffice e l'interno è pieno di marmellata, quindi mi hanno soddisfatto e li ho rivalutati. Poi domanda numero 2, la ricetta del mese. La ricetta per il mese di agosto è stato senza ombra di dubbio il pan di Spagna salato, perché l'ho fatto tantissime volte e l'ho portato fuori al mare anche il giorno di Ferragosto. Mi è piaciuto, insomma ci è piaciuto da matti, buonissimo, farcito in ogni modo. Se ancora non l'avete visto, vi lascerò il link ovviamente da qualche parte qui nel video e anche giù nell'info box se volete andare a vedere la ricetta. Buono, 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 lo dovete provare assolutamente. Poi domanda numero 3, l'acquisto del mese, io ce l'ho qui. Questi sono dei vassoi che ho acquistato ad acqua e sapone. Vedete, sono, adesso non, mi sembra che siano tre, sì, sono tre vassoi, e li ho presi, mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto per il colore. Guardate che bello, ancora così non l'avevo, e anche per la praticità appunto di essere così rettangolare, perché non devo, per la mia presentazione appunto dei piatti finali, non devo presentarli solo nei piatti tondi, quindi questo mi è piaciuto soprattutto per questi motivi. Questo vassoio l'ho pagato, ops, sta per cadere sopra il gatto, non c'è tanto posto, ok, ce l'ho fatta. Per poco il vassoio cadeva sopra Apollo, il scheletro che sta dormendo, il scheletro si dice sardo. Comunque dicevo, li ho pagati non tanto, li ho pagati 2,50 euro da quel sapone, non è tanto per un vassoio così rettangolare. Non vi ho detto le misure, questo è così, ok, vedete, ok, e quindi prossimamente magari vedrete qualche mia videoricetta presentata in questi bei vassoietti. Poi domanda numero 4, i due prodotti messi a confronto. Anche questa è una domanda che ho inventato per questo mese, perché appunto io ho confrontato due prodottini e sono stati questo Fruyo yogurt greco al mango della marca Fayet, i soliti yogurt appunto che io compro sempre al mirtillo, però questa volta l'ho trovato al mango ed è una novità. Questo l'ho provato dopo aver provato quest'altro. Questo è sempre yogurt alla greca, mango, però c'è anche il frutto della passione ed è della marca Sveltes, della marca Nestlé Sveltes Be Active. Sono entrambi senza grassi, dice, e questi sono gli ingredienti dell'uno e dell'altro. Ok, questo è quello della Nestlé. E questo è della Fruyo, della Fayet, Fruyo o Fayet, insomma, i due nomi che ha questo yogurt. Ok, allora vi devo dire che
da quale partiamo? Partiamo da questo. Quello che mi è piaciuto di più in assoluto è questo della marca Nestlé Sveltes. Non so se dipenda dall'aggiunta anche del frutto della passione, però io ho sentito molto forte il gusto del mango. Il gusto del mango è dolcissimo, lo yogurt si presenta bello spumoso, quindi è molto soffice, morbido ma non asciutto. Mentre, partiamo già dalle differenze, questo rimane molto più denso e corposo, quindi rimane un po' più asciuttino. Non so se capite, la sensazione in bocca non è di cremosità ma è di asciutto. Poi il gusto del mango è proprio, sembra un mango acerbo, quindi è un po' agrognolo e non mi piace per niente, non mi è piaciuto per niente questo sapore. Il gusto dello yogurt ovviamente è buono, però i pezzetti di mango che c'erano qua dentro erano di mango acerbo, l'ho sentito subito. Questo invece era dolce, era buonissimo, sembrava di bere un succo di frutta al mango, buono buono buono. Quindi li ho voluti mettere a confronto per quello, ve ne ho voluto parlare proprio per questi motivi. Quindi questo approvato, questo no. Ok, poi, non vi ho detto i prezzi. I prezzi sono, questo costa 1,45€ e questo 1,70€, quindi costa di più. Poi, dunque, cosa abbiamo? Domanda numero 5, il prodotto più sano e light del mese. Praticamente non ce n'è di prodotto, perché è questo pane azimo di Kamut senza lievito, senza sale aggiunto, senza grassi aggiunti, ed agricoltura biologica. Sembra di mangiare cartone. È della marca Natura, 100% vegetale, e sono con due confezioni salva freschezza. Allora, devo dire che questo pane, come lo mangi, ce n'è ancora all'interno, ve lo mostro. Ho messo la mollettina. Vedete, come tu lo mordi, sembra appunto di mangiare un pezzetto di cartone, dici ma che cos'è, che sapore ha? Invece poi non so come mai uno tira l'altro, quindi tu ne mangi un pezzetto poi ne vuoi subito un altro, perché ti piace poi la sensazione che ti dà alle papille gustative. È buono e poi mi piace molto come accompagnamento per le mie insalate. Infatti ne abbiamo fatto delle belle scorpacciate a casa. Questa è la seconda confezione che compriamo. E questo l'ho trovato al Carrefour. Sì. L'ho pagato, ma non mi ricordo, però mi pare 2,50€ o di più. No, forse 3 euro, ragazzi, lo sapete, 3 euro. Poi, la scoperta fissazione del mese. Sono stati, ve li mostro subito, questi due prodottini. Allora, questo della marca Coop, Fior Fiore Coop, 100% arancia, mandarino e limone, non da concentrato, è una spremuta di frutta. Quanto mi è piaciuto! L'ho scoperto e me ne sono innamorata. Il gusto è simile a quell'altra spremuta di mandarini, vi ricordate, della marca Sterilgarda, che non sempre troviamo io e Angela, perché Angela mi spedisce appunto tutte queste cose buone. E quindi avevo provato quello della Sterilgarda, però questo è buonissimo, è ancora più buono perché si sente il sapore dell'arancia e del limone, quindi è agrognolo ma non disturba. Buono, mi è piaciuto da matti. E le boccettine sono fatte così, piccole piccole, guardate. Quindi potevo metterlo anche nel prodotto puccioso del mese. E appunto si sente che è fresco. Sì. Di questo tipo avevo provato anche quelli bacche di goji, vi ricordate i frutti rossi? Anche quelli mi erano piaciuti, però questi molto di più. E l'altra scoperta fissazione è stato questo yogurt Zimil, alta digeribilità al mirtillo, senza lattosio, dice yogurt alla greca, 0% grassi. E anche questo mi ha sorpreso tantissimo. Innanzitutto si sente forte il gusto del mirtillo, la preparazione al mirtillo che c'è dentro è buonissima. E poi tu lo digerisci in un attimo, sembra di aver mangiato aria, in quel senso, non ti appesantisce per nulla, buonissimo, lo dovete provare, se siete intolleranti al lattosio questo fa il caso vostro, e ovviamente se vi piacciono i mirtilli, comunque c'è anche di altri frutti, di altri gusti, eh. Mi pare che ci fosse la fragola
alla banana e alla vaniglia, se non erro. Io ho preso questo perché sapete che adoro i mirtilli. Poi, quanto l'ho pagato questo? 1,50 euro anche questo. Sono carucci questi yogurt al mirtillo. E sono sempre... questi yogurt greci. E sono sempre 150 grammi di prodotto. Però, questo è 170 grammi, questo al mango, della Fruyo, della Faye. Invece anche quest'altro, non ve le avevo fatte vedere le quantità. E quest'altro sempre 150 grammi. Forse per quello che questo costa 1,70 euro, costa di più questo della marca Faye. Poi frutta e verdura del mese. Ah, senza ombra di dubbio, le pesche e i pomodori. Questi sono stati gli alimenti che ho mangiato di più durante il mese di agosto. Poi la schifezza del mese. Mea culpa, mea culpa. Sono state le patatine e i gelati Magnum. Quelli, purtroppo, io quando vado al mare o mangio le patatine o mangio i gelati, o tutte e due assieme. Quindi quelli sono stati i miei peccati di gola. Poi domanda numero 9, il surgelato del mese. E questa domanda è un'altra domanda appunto che ho inventato io. Ed è stato questo Findus, sono 10 bastoncini di pesce integrali. Questi li avevo provati sempre in formato classico, quindi quando li ho visti integrali li ho voluti provare per la prima volta e devo dire che mi sono piaciuti. Poi oltretutto gli ingredienti sono più sani rispetto agli altri classici appunto. Mi sono piaciuti davvero molto, costano qualche euro in più, no, qualche centesimo in più rispetto a quelli classici, però comunque sono buoni. Poi il prodotto apri e gusta del mese, ed è stato, io ho provato sempre i filetti di salmone della marca Panpanorama. Stavolta ho voluto provare i filetti di sgombro e mi sono piaciuti da matti. Apri la confezione e condisci subito la pasta, ed è per questo che l'ho inserito nel prodotto apri e gusta. Per cui anche questo mi è piaciuto da matti. Diciamo che io ormai mi sono affezionata e innamorata dei prodotti della marca Panpanorama. Mi piacciono quasi tutti, eccetto quei croissant che avevo provato tempo fa, che vi avevo detto appunto che non mi avevano soddisfatto, però magari anche quelli li potrei rivalutare, magari per il mese di settembre vedremo. Quindi ragazzi, il video è terminato, spero di aver fatto veloce, adesso sono 13 minuti, però magari tra un taglio qua e là riesco a ridurre il tempo. E mi raccomando, andate a vedere assolutamente il video anche dei miei carissimi amici con cui collaboro ogni mese, perché ne vale davvero la pena, sono delle persone splendide. E io adesso vi mando un grandissimo bacione e vi rimando al prossimo video. Ciao!